Seite Sie können schon Fragen stellen. Per voi la Europa League ha lo stesso valore, la stessa importanza che la Serie A, il campionato? Rispondo io e dico che sì, è una grandissima importanza perché abbiamo fatto tantissimo per conquistarla, per cui ci teniamo a poter proseguire questo cammino sapendo che per noi è la prima esperienza. Es hat natürlich sehr, ist sehr wichtig für Sie. Es ist das erste Mal, dass Sie auf europäischem Niveau spielen und deshalb werden Sie alles geben, um dort erfolgreich zu sein. Sie haben sicher auch die Zeit gut analysiert. Welche Stärken und Schwächen sind Ihnen aufgefallen? Wo? Avete analizzato per bene, rapido. Per voi quali sono le debolezze e quali sono i punti forti della squadra? Secondo me è una squadra che assomiglia tantissimo al Ghent che abbiamo affrontato, da grandissima qualità davanti, dei giocatori molto bravi nell'uno contro uno, con ottima qualità al tiro, principalmente Schwab, il giocatore del capitano. E poi è una squadra molto interessante. È normale che come tante squadre, dal mio punto di vista, può concedere degli spazi perché attaccano tanto anche con i terzini e noi dobbiamo essere bravi ad approfittarne. Also er sagt, dass die Mannschaft, also Rapid ähnlich ist wie Genk, also offensiv im 1-1 sehr stark und auch sie können starke Schüsse setzen sozusagen. Überhaupt Schwab ist für ihn ein sehr guter Spieler. Er findet aber auch, dass die Verteidigung teilweise etwas offen sein kann, weil eben viel Offensivspiel gemacht wird. Und deshalb für Sie die Chancen da sind. Mister, buonasera. Volevo sapere come la situazione infortunati e se non è preoccupato visto tutti questi incontri ravvicinati che avrete con il turno infrasettimanale, con l'altro di Coppa e se non spiega questa serie di infortuni col fatto di aver cominciato la preparazione molto presto. Ma sicuramente tanti sono casuali, perché quando ci sono infortuni da trauma, come è successo anche a Lecce per l'ultimo con la spalla, è normale che noi ci alleniamo per fare delle partite importanti ad alta intensità e quando si ricerca questo a volte rischia di farsi male un pochino più del dovuto. Però ritengo che tanti infortuni sono casuali, tutti allo stesso momento e non si lega tanto al fatto che si è partiti prima, assolutamente. Non credo a questo, dico solo che ci sono tante casualità che ci hanno tolto dei giocatori importanti che poi ci auguriamo di avere il prima possibile. Die Frage war, wie die Situation mit den Verletzten ausschaut und ob das zusammenhängt, ob die vielen Verletzten damit zusammenhängen, dass zu früh mit der Vorbereitung angefangen wurde. Die Antwort war im Endeffekt, dass Verletzungen leider passieren. Es hat sich in letzter Zeit gehäuft und durch intensives Training sind vielleicht mehrere Verletzungen schlimmer gewesen, als sie eigentlich sein hätten sollen. Er glaubt aber trotzdem nicht, dass es zusammenhängt damit, dass zu früh angefangen wurde mit der Vorbereitung und hofft, dass die Spieler so schnell wie möglich wieder fit sind. Mister, il blasone di questa squadra, la più titolata Austria, potrebbe fare preoccupare il Sassuolo, visto che l'esperienza che hanno queste squadre ancora forse la squadra neroverde non ce l'ha. Ma voi siete tranquilli da questo punto di vista, non subite, nonostante questo bellissimo stadio possa anche un po' intimorire, il Sassuolo non subisce queste pressioni. Ho parlato adesso con il mio carissimo amico Michi Conser, che mi diceva che uno stadio che però ha un grandissimo tiro, un grande impatto favorevole nei confronti della squadra di casa. Però noi siamo abituati a giocare spesso anche in casa con non tanti nostri tifosi, per cui ci cambia relativamente questo senso. È ovvio che l'abitudine è legata a queste partite che dobbiamo assimilare il più in fretta possibile, questo sì,
mi auguro di avere un impatto completamente diverso di quello che abbiamo avuto nell'ultima gara, mentre nelle altre due fuori casa abbiamo nei preliminari fatto molto bene, in stadio ugualmente difficilissimo, nel Maracanã di Belgrado, per quello, quell'esame l'abbiamo superato anche noi, speriamo che ci auguriamo di superare anche. Die Frage vom Herrn war, ob vielleicht Sorge besteht, weil Rapid hat ein bisschen mehr Erfahrung überhaupt auf europäischem Niveau mitbringt und ob das neue und schöne Stadion vielleicht etwas einschüchtert. Die Antwort war, dass Herr Konsul eben dem Coach auch gesagt hat vorhin, dass Rapid sehr gute Fans hat, also viel Unterstützung auch von Seiten der Fans. Das beunruhigt ihn jetzt etwas weniger, weil Sassuolo prinzipiell gewöhnt ist, vor kleineren Publikum zu spielen, auch zu Hause. Was natürlich etwas einschüchtert, ist die größere Erfahrung der Mannschaft. Er hofft aber, dass sie morgen eine Leistung bringen können, die sie in den letzten beiden Spielen vielleicht jetzt nicht erbracht haben, aber in den Spielen vorher, in der Vorausscheidung auf jeden Fall gebracht haben. Eusebio, se ne tutte e tre punti è la terza partita del girone, l'ultima diciamo, di questa andata, e pensi che questa sia la giornata decisiva, un po', insomma, la più determinante, lo snodo per arrivare a passare il turno? Non penso che sia decisiva, però è importante, come con un po' tutte le gare. Da oggi ci sono in palio 12 punti per la fine, per quello dobbiamo essere bravi a cercare di mantenere la posizione attuale, che è quella che siamo in classifica, ed è importante venire fuori da questa gara con un buon risultato. Questo è fondamentale anche per l'aspetto psicologico che ci porterà poi ad affrontare le altre gare con maggiore consapevolezza. Questo sì. Chiedevo a Francesco invece se la difesa... Prima faccio un attimo. Allora, die Frage war, ob, weil jetzt eben alle Mannschaften ungefähr bei 3 Punkten sind, ob das heute Morgen ein entscheidender Tag sein kann für die Runde. Coach meint nicht entscheidend, aber definitiv sehr wichtig. Wichtig nicht nur wegen Punkten, sondern auch hauptsächlich wichtig für die Einstellung der Mannschaft und für die Psyche, für die psychologische Einstellung der Spieler. Chiedevo a Francesco se effettivamente la difesa che è stato il reparto più presente con i giocatori che hanno avuto meno problemi, soprattutto te, è ai limiti della sopportazione di tutte queste gare ravvicinate oppure comunque ce la fate lo stesso? È ovvio che meno fortunati si sono, meglio è, però chi scende in campo è sempre un'ottima figura. Ovvio, facendo 3 partite, giocando ogni 3 giorni, comunque avere ricambi è sempre un'ottima, sempre meglio che non avere, quindi chi gioca sempre fa una gran partita, sempre fa bene, dobbiamo andare avanti con le nostre energie, le nostre risorse che abbiamo. Basta, quindi speriamo di recuperare comunque gli infortunati e andiamo avanti. In principio ging es jetzt die Abwehr, da dort Leute rausfehlen. Der Spieler meint, dass sie jetzt innerhalb im Rhythmus von 3 Tagen 3 Spiele hatten. Er sagt aber trotzdem, dass die Mannschaft, jeder der Spiele gibt sein Bestes und sie versuchen alle Ressourcen, die sie haben, auch in der Abwehr auszunutzen. Und hofft natürlich, dass die Verletzten so schnell wie möglich wieder fit werden, damit auch die eingesetzt werden können. A Gegen da parlare nel secondo tempo, aspetto un atteggiamento diverso in qualche modo come approccio domani sera? Ma sai, prima di tutto ogni partita ha una storia a sé, per quello di tornare un po' dietro a Gegen ci può servire solo come esperienza, poi spesso le situazioni e gli episodi determinano risultati. Dico che abbiamo affrontato una squadra
che dal punto di vista tattico abbiamo fatto qualche errore. In primi sì, dobbiamo essere bravi a non ripetere gli stessi errori di quella gara e avere maggiore attenzione alla fase difensiva, anche se paradossalmente nell'ultimo periodo abbiamo preso 5 gol nelle due gare di campionato. Facciamo fatica ad arrivare a 10 tiri in porta subito, per quello dobbiamo alzare l'attenzione sotto questo punto di vista e riportarla anche in Europa League. Siamo stati molto bravi nella prima gara di andata con l'Atletico Bilbao, concedendo pochissimo agli avversari, sapendo che qua non sarà facile, dobbiamo essere bravi sia a contenere i loro attacchi, ma anche a non subire e cercare di far gol, perché la nostra mentalità, a me non piace vedere una squadra passiva assolutamente, lo faremo. Avremo lo stesso atteggiamento che abbiamo avuto sempre quando andiamo ad affrontare le squadre sia in casa che fuori casa, con una grande attenzione sulla fase difensiva, questo è normale. Grazie. Prego. Die Frage war, ob das Spiel eher auf die Defensive beruhen wird und ob er aus dem Spiel gegen Genk gelernt hat. Prinzipiell gesteht er ein, dass im Spiel gegen Genk einige taktische Fehler gemacht wurden und dass er in Zukunft auch ein bisschen mehr auf die Abwehr schauen möchte, weil auch in der Liga, also in der Serie A, haben sie vor kurzem 5 Tore gekriegt. Wichtig wird hauptsächlich um die Abwehr sein, wobei er nicht möchte, dass das Spiel passiv ist, also er kann ein passives Fußballspiel eigentlich gar nicht leiden und deshalb einen Sie möchten einen Ausgleich finden zwischen der Abwehr, also die Chancen der Gegner einzuschränken, aber eben auch anzugreifen. Also so ein bisschen wie im Spiel gegen Atletico Bilbao. Una domanda per Cervi. Il Rapidini è la squadra più titolata d'Austria, 50 partecipazioni alle Coppe Europee, 30, più di 30 scudetti, 32 scudetti, credo. Voi siete al quarto anno di Serie A, è la prima partecipazione in Europa. Allora, cosa significa per voi? È chiaro che si parla dell'oggi, no? Però il viaggio in Europa, cioè l'essere in Europa, essere in questi stadi, insomma, cosa c'ha di stimolo e invece di difficoltà porta? È ovvio, come prima ha detto il mister, è il primo anno in Europa, quindi dobbiamo cercare tutti insieme di avere più esperienza di gara per gara. È ovvio che se guardiamo tutti i dati, tutte le squadre hanno più esperienza, quasi tutte hanno più esperienza in Europa, però questo non ci deve creare difficoltà mentali, anzi è sempre un piacere essere qua, comunque ho fatto la storia di Sassuolo, essere il primo anno in Europa e ci deve dare solo grande forza, energia e andare comunque a vincere in queste gare. E comunque abbiamo fatto anche la prima con l'Atletico Bilbao, come giocatori, come spessore di giocatori, come curriculum, forse era più forte del girone, e però abbiamo vinto 3-0, questo ci deve far capire che siamo un'ottima squadra, non bisogna tenere i piedi per terra, essere umili, e come ho sempre fatto, cercando di limitare i nostri errori, perché comunque il primo anno, le prime partite dell'Europa League, in Europa che si fa. Ripeto, è un onore, è un piacere essere qua e non siamo venuti per una comparsa. Noi ogni volta che andiamo a giocare sia in campionato che in Europa andiamo per vincere mostrando il nostro gioco, sapendo che di fronte abbiamo un avversario che è più abituato in Europa, ma questo non vuol dire che la sia la favorita. Anzi, domani entreremo in campo sapendo che non è una partita cruciale ma fondamentale comunque del nostro cammino in Europa e faremo di tutto per vincere come abbiamo sempre fatto. Die Frage war ähnlich wie die Frage vorher, also ob für die Mannschaft da Rapid sehr viel, also etwas mehr Erfahrung hat, überhaupt auch auf europäischem Niveau, was das für die Mannschaft bedeutet. Der Spieler sagt, dass eben weil es das erste Mal in Europa gespielt wird, haben im Prinzip fast alle Mannschaften mehr Erfahrung als sie. Das heißt aber nicht, dass sie sich einschüchtern lassen, sondern es gibt eher, das ist eine Herausforderung für sie, das gibt ihnen Energie und Kraft. Und sie sind aber auf keinen Fall da, nur Punktelieferant zu sein, sondern sie möchten auch gewinnen, sie möchten zeigen, was sie können.
Und zum Beispiel haben sie auch gegen die stärkste Mannschaft in der Gruppe, in seinen Augen die stärkste Mannschaft, dem Atletico Bilbao 2:0 gewonnen. Das heißt, sie können das auch, sie möchten aber bescheiden bleiben und wenn Fehler passieren, die natürlich so gut es geht, wieder ausbügeln. Aber natürlich möchten sie zeigen, was sie haben und dementsprechend auch gewinnen. Mister, faccio anche a te, so che ovviamente non ti piace parlare di singoli, soprattutto alla vigilia, però ti dico, in questa rotazione di giocatori in Europa, come a Belgrado potrebbe esserci un'occasione per Matri e è possibile vedere Matri e De Frella anche? Beh, se venite all'allenamento li vedete. Sai benissimo che non parlo mai della formazione, è ovvio che abbiamo in Europa una rosa limitata, abbiamo 19 convocati di cui 3 portieri, è già più facile per voi indovinarla. Però come ho fatto in passato vi posso dare un titolare, cioè che qui sulla mia destra, perché raggiungere non so quante partite consecutive a parte, vi faccio i complimenti a Francesco perché sta facendo qualcosa di straordinario, come crescita sia tecnica, fisica e specialmente psicologica. Già il fatto che lui parli di vincere mi piace. L'approccio dei miei ragazzi che non l'ho detto io, l'ha detto loro, questo significa più per me. Però sul discorso degli attaccanti potrebbe avere una chance o l'uno o l'altro, di quelli che sono, non tutti e due insieme, questo è sicuro. Frage war eben, dass der Coach nicht gerne über die Einzelspieler redet, aber trotzdem hat er Frage, wer jetzt eher Chance hat, in der ersten Mannschaft mal zu spielen, Matri oder De Frent. Er hat eben gesagt, naja, wenn sie danach das Training anschauen kommen, dann sehen sie es eigentlich selber. Es wird entweder der eine oder der andere spielen morgen. Er kann ganz sicher einen Spieler sagen, der ganz sicher aufgestellt wird, und das ist der, der neben ihm sitzt. Er sagt, er ist im Moment sehr stark, auch psychologisch, und der Trainer findet es gut, dass seine Mannschaft selbst vom Gewinnen spricht und nicht eingeschüchtert ist. Francesco, una domanda flash. Finora in Europa avete sempre preso almeno un gol, è arrivato il momento di rinviare il rapporto. Prendiamo un gol, ne facciamo due, bene, proprio tutto. Noi cerchiamo sempre di fare un ottimo consigliere del mister, un'ottima fase difensiva per poi proporre il nostro gioco. Ovvio, noi, io entro in campo, comunque noi, con la testa di un super gol, poi abbiamo la qualità per attaccare, faccio il nostro gioco, quindi abbiamo comunque partita tante occasioni per fare gol. Poi ci sono delle partite che subisci due tiri e fanno un gol, altre comunque sono successo un paio di volte che comunque abbiamo preso un po' troppi tiri. È normale che scendiamo in campo, prima di tutto io come difensore di un super gol fare un'ottima fase difensiva. E, è ovvio che poi possono essere anche gli avversari, però cerchiamo sempre di limitare i nostri errori e andare sul dettaglio, perché il dettaglio fa la differenza sia in campionato che in Europa, quindi cerchiamo ovviamente con ogni partita di non subire gol. Lo chiederebbe a Cerno.